Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video di aggiornamento dei rossetti MAC. In questo anno che io non ho acquistato make-up, comunque a volte quando mi restavano soldini dagli ordini dell'Avon che facevo, ovviamente li mettevo da parte anche per comprare dei rossetti MAC, perché sapete che io ho un amore spassionato per i rossetti MAC, li utilizzo e quindi li ho voluti acquistare perché mi piacciono tantissimo. Io al momento ne ho 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ho 15 rossetti MAC e niente, volevo farveli vedere perché io questa è una tipologia di video che ritengo molto utile, soprattutto per chi come me non ha un MAC store nella propria città. Io proprio non ce l'ho neanche vicinissimo perché io ce l'ho a Catania, il più vicino, quindi essendo in Calabria, a Catanzaro comunque sono quelle 4-5 ore di macchina. Forse è più vicino Napoli, comunque è veramente lontano, cioè è improponibile farsi un viaggio solo per andare a vedere il MAC Store, insomma, no. E quindi anche se i colori sono molto fedeli sul sito, però io ritengo vi ripeto, ritengo utile questo video per appunto farvi vedere i colori. Vedete già il primo swatch, questo è il primo rossetto che vi mostro ed è l'unico cream sheen che ho ed è il Lickable o Lickable, non so come si pronuncia, ed è appunto questo fucsia. Stupendo, nello stick si presenta così questo colore e questo è il colore swatchato. Allora, il cream sheen è una texture molto 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 setosa, molto idratante. Corre veramente bene sulle labbra e a me sinceramente questo non dà problemi di entrare nelle pieghette delle labbra, non devo necessariamente contornarlo con una matita trasparente o con una matita in combo con questo rossetto e, mi piace tantissimo, molto idratante e sinceramente a me dura parecchio. Vi mostro l'unico matte che ho, che è il Pink Blade. Di questo vi mostro direttamente il rossetto perché il cartoncino l'avevo gettato via. E il Pink Blade è questo, è stato il primo rossetto che io ho acquistato e l'ho acquistato proprio in negozio, infatti come vedete è bello consumato. E è un rossetto che io utilizzo tantissimo soprattutto in inverno, ma è un nude rosato. Pur essendo un matte, devo dire che è abbastanza scorrevole sulle labbra e non mi dà problemi, grossi problemi. Ve lo faccio vedere ed è questo qui, è un rosa un po' freddo, però sinceramente anche con una punta di malva secondo me, ma proprio una punta punta proprio, a me piace moltissimo. Anche questo lo trovo abbastanza confortevole sulle labbra, la durata è estrema essendo un matte. Io sinceramente non volevo prendere questo, ma volevo prendere il Please Me, che è una tonalità più scura, un po' più scura, però non c'era quando sono andata al MAC Store e quindi ho preso lui e devo dire che mi piace molto. Passiamo all'unico satin che io ho, satin o satin, non so come si dice, che è il Rebel, che è fantastico. Vabbè, è un colore super elegante, super portabile e questo è sempre una texture molto molto cremosa, cioè non cremosa quanto un cream sheen e né cremosa quanto un amplified, diciamo che è una via di mezzo tra un amplified e un matte. E la durata è anche ottima e il colore si presenta così nello stick, sembra molto molto scuro, ma in realtà applicato non è poi così scuro, è un colore molto molto elegante, molto bello, soprattutto con un trucco nude o con un nude rosato, io lo trovo molto molto bello. Mi perdo gli scatolini, non so dove li metto, ecco, ce la possiamo fare.
Poi un altro, passiamo a due Viva Glam, gli unici due Viva, ce la farò? Viva Glam che ho, uno è un Amplified e uno è un Frost. Questo Frost è il Viva Glam Rihanna. Io di questo me ne sono innamorata, allora vi dico, non volevo acquistare proprio questo, ma io l'anno scorso volevo acquistare quello che era uscita nell'edizione di Maleficent, che era un rosso freddo, bellissimo con i glitter, eccetera, eccetera. Questi rossetti della MAC sudati non si possono guardare, però non c'era più e quindi ho voluto prendere questo che è un rosso pure abbastanza freddo. Non so se potete vedere il rossetto sudato, non li posso guardare questi rossetti così. È un rosso bellissimo con tutte delle perlescenze sul dorato, è un frost ed è un rossetto bellissimo. Qui sembra più aranciato perché ha delle riflettenze, ma è un rosso bellissimo. Io l'ho indossato a Natale ed è stupendo, ragazze, questo rossetto fatto. A parte che ha una durata, anche questa, pur essendo un frost, ha una durata stupenda. Quindi guardate che bello, proprio riflette la luce, è stupendo questo rossetto. Comunque io me ne sono innamorata ed è un colore molto elegante da portare, non è per niente esagerato. Un altro rossetto di una linea in edizione limitata in Viva Glam è quello della Viva Glam Miley Cyrus. E questo lo trovate ancora ed è questo fucsia stupendo, ma anche se i colori qui non è che si vedono, ecco, forse così si vede meglio. È un fucsia molto molto fluo, essendo un amplified è molto cremoso, però gli amplified oltre ad essere così cremosi, ecco, così si vede il colore, oltre ad essere così cremosi devo dire che tingono anche le labbra, quindi una volta che magari mangiate, bevete, il colore tende a sbiadire, sappiate che le labbra saranno comunque tinte. Quindi è fantastico, questo è il Miley Cyrus. Passiamo poi ai retro matte che ho. Allora, il primo retro matte che vi faccio vedere è il Relenti Redly Red, ce l'ho fatta a dirlo. E praticamente è un colore che va, è un rosso corallo con una punta di fucsia anche all'interno. I retro matte hanno un finish molto molto secco. Quindi nella stesura non hanno una stesura proprio semplice, ma cioè, dovete stare più attenti nello stendere e soprattutto dovete avere le labbra molto idratate, cioè dovete, io prima di mettere questi rossetti consiglio sempre uno scrub labbra la sera prima e magari quando iniziate il trucco andate ad applicare un balsamo labbra. Come potete vedere tutti i miei rossetti MAC sono belli consumati perché appunto io li utilizzo. Non li tengo lì per collezione e vi faccio vedere il Relenti Redly Red, che è questo qui. Ve l'ho detto, è un rosso corallo, cioè un corallo con una punta di fucsia, però è più tendente al corallo, secondo me. Un altro retro matte è l'Hot Fire Up, che è uno dei miei preferiti. È veramente uno dei. Io mi sono innamorata di questo rossetto ed è questo. Io lo definisco un color cocomero. Secondo me questo è il color cocomero proprio. C'è chi lo definisce un rosso fragola, un rosa fragola, ma secondo me è un color cocomero proprio. Ora ve lo faccio vedere. Questo secondo me, pur essendo lo stesso retro matte, è un po' più secco del Relenti Redly Red. Comunque, questo è il colore che è spaziale, questo colore, ragazze. È stupendo. È bellissimo. Poi comunque il finish matte o retro matte è veramente bello.
anche se seccano molto le labbra, per questo vi dico che le labbra le dovete avere ben idratate. Un altro must have della MAC Retro Matte è il Flat Out Fabulous, che è questo fucsia viola, cioè io la vedo proprio, lo vedo un viola praticamente. Ora, dallo schermo si vede proprio tipo viola, viola lilla. No, è un viola bello acceso, lo definirei forse un color lampone. No, forse no. Non ho presente il lampone, forse. Comunque è un fucsia con tanto viola all'interno. Ed è questo qua, Flat Out Fabulous. È stupendo. È molto molto elegante. Ed è sicuramente un rossetto che non passa inosservato della MAC. E poi, ultimo ma non per importanza, è il Ruby V della linea Retro Matte. Ecco, questo è il rossetto più secco in assoluto. È un rosso bellissimo perché è il classico rosso matte con un sottotono freddo, ma questo è il più complicato di tutti da stendere. È stupendo, ma è veramente veramente secco questo rossetto. Forse è quello proprio più secco che c'è nella gamma di MAC, secondo me, cioè o almeno in quelli che ho io è quello più secco. È già secco quando lo andate ad applicare, figuratevi quando si asciuga del tutto. E poi passiamo alla linea Amplified Cream. Allora, diciamo che i miei rossetti MAC preferiti come finish, diciamo che sono gli Amplified, perché hanno una consistenza cremosa, però nello stesso tempo vanno ad asciugarsi. Non si mattificano mai del tutto, perché restano sempre un minimo più lucidi di quelli che sono ovviamente i matte e i retro matte. Però non vanno a seccare le labbra, anzi avete le labbra sempre idratate e comunque le tingono. Quindi secondo me proprio l'Amplified Cream è cioè per me è il finish migliore. Anche il Satin è un bel finish, però io gli Amplified Cream diciamo che è quello che amo di più. Il primo Amplified Cream che vi faccio vedere è il Craving, che è anche quello che ho su adesso, ma ci sono delle luci, io sto girando con la luce naturale e non si vede bene. È un color malva il Craving, cioè non saprei definirlo diversamente. È un color malva molto 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 portabile per tutti i giorni. È stupendo e molto elegante, sia con trucchi un po' più pesanti e sia con un trucco molto naturale. Cioè, comunque il color malva è sempre, insomma, bellissimo. Dopodiché c'è un altro dei miei rossetti preferiti in assoluto della MAC ed è lo Show Orchid. È lo Show Orchid. E questo rossetto mi piace tantissimo perché è un amplified, è un fucsia, secondo me tendente un po', cioè è un fucsia con un sottotono blu che quindi fa vedere delle riflettenze blu. Infatti ha delle, non è proprio come gli altri amplified, è un po' pearlescente questo, lo Show Orchid, ed è un fucsia proprio con riflessi blu. Ed è stupendo, cioè secondo me è veramente il top questo rossetto. Non so se si riesce a vedere bene. Comunque è stupendo veramente. Poi abbiamo il Girl About Town che è rinominato, è nominato, cioè è il più forse nominato, il più non si può vedere. Scusatemi, mi sono impapinata perché cioè, io non riesco a vederli i rossetti così, guardate come sono sudati. Cioè, penso che ora li andrò a mettere in frigo, poverini. Il Girl About Town è un fucsia per eccellenza, cioè io non penso che abbia. È un fucsia. È il fucsia fucsia.
anche questo è stupendo. Ripeto, a me non danno problemi, a me non sbordano questi rossetti, anche gli Amplified. Ho sentito delle recensioni, soprattutto del Gerber About Town, delle recensioni dove delle ragazze lamentavano proprio il fatto che sbordasse, che si andasse ad insinuare nelle pieghe delle labbra. A me questo non lo fa. Quindi è anche una cosa abbastanza soggettiva. Comunque, questo è il Girl About Town. Poi abbiamo il Full Fucsia. Questi però mi sa che li avevate già visti nel video dell'anno scorso, perché erano rossetti che io già avevo. E questo è il Full Fucsia, che è un altro fucsia, però con una punta in più di corallo, secondo me, rispetto al Girl About Town. Vedete, è un po' più chiaro. Magari sì, mi rendo conto che per chi non è amante dei rossetti come me, questa cosa non si nota perché sono molto simili. Però questo è un tono, questo ha più rosa e questo ha un po' più viola, se proprio li dobbiamo mettere a paragone. Cioè questo è più rosato, più coralloso. E poi abbiamo Impassioned, che è famosissimo. Che è questo colore. E questo io lo definirei proprio un rosa corallo fluo. È un misto tra un rosa, arancio, corallo, fluo. Ecco, così si vede bene. E poi abbiamo Chatterbox, che sinceramente forse è quello che mi piace di meno dei rossetti MAC che ho. È un rosa. È proprio un rosa chiaro, portabilissimo per tutti i giorni, però forse è quello che realmente, forse è quello che mi piace di meno. È proprio un tipo un rosa antico. È questo rosa. E niente, ragazze, questi sono tutti i miei rossetti MAC. So che non sono pochi, ma ripeto, non, io non, ovviamente questo non si tratta di un haul fatto tutta una volta, cioè vi faccio un riepilogo di tutti i rossetti. Per farveli rivedere, non si tratta di un ordine fatto tutta una volta, perché ovviamente no, sono, vi ripeto, delle rimanenze, visto che io faccio la presentatrice Avon e mi rimangono sempre, magari guadagno qualcosina, preferisco investirli in quelli che sono i rossetti che mi piacciono da morire. E so che come qualità-prezzo, ragazzi, i rossetti MAC li valgono tutti, perché comunque se pensiamo, sì, costano 19 euro il rossetto, ma un rossetto comunque di un'altra marca, magari, tranne che non sia una marca low cost, può costare sulle 14 euro. Cioè io una volta ho pagato un lip butter della Revlon, bellissimo, 14 euro, quindi cioè, insomma, però un Amplified della MAC ha una durata, cioè mangiate, bevete, parlate, è ancora lì il rossetto. Quindi e niente, questi sono i rossetti. Spero che il video sia stato utile, spero che magari i colori si possano vedere bene. E niente, ragazze, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete lasciate i vostri commenti, fatemi sapere anche voi che rossetti avete e quali mi consigliate in futuro, perché farò altri acquisti in futuro. Già ne ho puntati un paio di rossetti che sono nella mia wishlist. E niente, se vi va, iscrivetevi al canale per non perdere gli altri video. Io vi ringrazio, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!